Benvenuta a Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, buongiorno e grazie per essere con noi, buongiorno e anche in bocca al lupo per il suo futuro di, anzi no, il suo bis di mamma, no? Perché grazie, viva il lupo. Questa credo che sia una delle sue ultime apparizioni televisive. Sì, penso di sì, poi mi ritiro per un po'. Si ritira per un po' giustamente per, con quelli che si chiamano gli affari di famiglia. A che mese siamo, giusto per... Al nono mese. Al nono mese. Lei diventerà tra poco madre del secondo figlio. Della seconda figlia. Della seconda figlia. Ah, seconda figlia. Sì. E parteciperà a Miss Italia? Chi, la mia bambina, sì, se no, vorrà? No, no, lo spero, perché, per lei. Perché solo per dire io che da piccola seguivo spesso il concorso, faccio i complimenti a Miss Italia che è bellissima. Anche se è figlia del senatore della Lega, lei giustamente dice che... Sì, beh, su questo bisognerebbe aprire un capitolo, non su di lei, ma su quello che sta accadendo un po' in questi giorni con tanti figli di imposti di, che credo facciano indignare molto di più di una Miss Italia in realtà, perché abbiamo visto purtroppo che tanti figli di ministri soprattutto stanno occupando delle posizioni che magari i ragazzi che non hanno un cognome importante si sognano, e anzi che cosa fanno, ci ha detto il rapporto Migrantes qualche giorno fa, emigrano, vanno fuori, sono tantissimi quelli che non trovano opportunità in questo paese a causa appunto delle scarse opportunità che offre, dei salari troppo bassi. Credo che questo faccia indignare molto di più di una Miss Italia, e quindi io comunque faccio i complimenti a Francesca. Francesca Bergesio, grazie a Francesca, a Patrizia, grazie mille. Mirigliani, vi abbiamo voluto, come dire, dedicare questa apertura di trasmissione. Lo strumento dello sciopero, no? E, lo abbiamo visto anche in passato, che era in grado di incidere anche nelle dinamiche. Pensiamo alla Francia. La Francia, quando ci sono stati scioperi generali, era un paese, è stato per un periodo un paese bloccato. Silibaldi lo ricorderà, le manifestazioni della metropolitana di Parigi, tutto fermo. Forse in Italia da noi lo strumento ha cominciato a perdere quel ruolo e quel potere, in realtà? Ma allora, partiamo dal presupposto che lo sciopero è un diritto, quindi il fatto che ci sia appunto un ministro, un esponente del governo che irride uno sciopero che è stato convocato proprio per protestare contro le politiche di quel governo, io lo trovo assurdo, anche perché capisco che al governo dia fastidio che si parli della manovra, visto che stanno cercando di spostare l'attenzione e parlare di tutto tranne della manovra economica, però è giusto che chi protesta, poi voglio dire un'altra cosa, chi scende in piazza lo fa anche per chi non può farlo, danno voce anche a chi non ce l'ha, e paga, ed è giusto, cioè paga, chi scende in piazza, certo, paga, lo fa a sue spese, lo fa anche rinunciando a dei giorni di lavoro, e quindi di ovviamente soldi, ne paga uno scotto, quindi è anche una grande forma di partecipazione quella di decidere di aderire ad uno sciopero, di scendere in piazza, di protestare contro le politiche di un governo che obiettivamente, dobbiamo dirlo, cioè questa è una manovra che ha deciso di accontentare i mercati finanziari, di lo ha detto candidamente il ministro dell'economia Giorgetti, cioè accontentiamo, non scontentiamo i mercati finanziari, e invece scontentiamo tutte le forze sociali importanti nel nostro paese, chi? Le famiglie, che hanno visto scendere il loro potere d'acquisto del 15% in due anni, mai compensati da aumenti salariali, i pensionati, che hanno visto perdere, addirittura peggiorare la legge Fornero, o nel caso di 700.000 dipendenti pubblici, le pensioni tagliate, cosa mai vista. Se è così, vorrebbe dire la piazza sarà piena di milioni di persone. Se il quadro è come è quello che lei descrive. Ma c'è di più, i poveri che hanno visto ancora di più, come dire, un governo che volta loro le spalle, anche abolendo il reddito di cittadinanza, abbiamo visto che la povertà è aumentata e ne pagheranno le spese maggiormente, e i giovani, ne abbiamo parlato poco fa, i giovani che non vedono opportunità in questo paese di lavoro, perché il lavoro che sta crescendo, l'occupazione, ma un'occupazione precaria, una scarsa occupazione precaria, che non vedono aumentare i salari, che cosa fanno? L'alternativa che hanno è abbandonare il nostro paese. Allora, se non è questo il momento di scioperare contro le politiche del governo, io mi chiedo quale sia, nonostante a questo governo. Sentiamo Borgonovo, e l'opposizione, Baldino, fa l'opposizione, cioè va in piazza, il sindacato fa il suo pezzo e quindi proclama lo sciopero per venerdì, anche se sulla partecipazione di Conte qualche polemica c'è stata, e si è preso, è venuto a in qualche modo prendersi un pezzo della piazza. No, il Presidente Conte ha risposto ad un appello, così come ha fatto anche la segretaria Schlein quando noi qualche mese fa abbiamo chiamato a raccolta i nostri attivisti, il popolo, per contro la precarietà, basta vite precarie. Si ricorda, la segretaria Schlein giustamente ha aderito al nostro appello, perché credo che questi siano i temi su cui bisogna
cercare un'alleanza, ma non un'alleanza tra partiti, un'alleanza con i cittadini, perché quello che manca, che è mancato in questi ultimi anni è... come dire, anni in cui voi non siete consegnare, mai stati consegnare ai cittadini la visione di anni un'alternativa credibile. Dice Borgonovo, perché comunque voi avete governato. Andate in piazza contro voi stessi, come il PD. No, 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 noi andiamo in piazza contro un governo che sicuramente non ha dei colori a cui noi siamo affini e che sta facendo, sta smantellando Borgonovo, lei lo sa molto bene, perché il suo giornale lo racconta, cioè questo è un governo che sta smantellando pezzo per pezzo tutte le cose che noi abbiamo fatto quando eravamo al governo, però mi sembra evidente, vivendo nella realtà, che c'è la necessità di un collante tra la politica e i cittadini, un collante che in questo momento non c'è e che le alleanze si devono cercare sui temi che interessano la gente, che sono il lavoro, la sanità principalmente, la condizione dei nostri giovani, e bisogna cercarlo con i cittadini, non Beppe Grillo ha dato guardi, il giudizio sui 5 Stelle se vuole su questo guardi, ci arriviamo subito con possiamo rispondere ampiamente a tutte le polemiche che ho letto stamattina sui giornali, che trovo veramente sterili e a tratti anche un po' ridicole. A tratti anche un po' ridicole, però restiamo sulla manovra, che credo che sia la cosa più importante in questo momento, piuttosto che le parole di Beppe Grillo. Una manovra che scontenta tutti, e bene fanno le persone che scendono in piazza anche per, come dire, tenere alta l'attenzione, nonostante il fatto che tra premierato, Albania, migranti, la Premier cerca in tutti i modi di spostare l'attenzione, perché è in evidente difficoltà ad ammettere che sta disattendendo tutte le promesse che in 10 anni di opposizione Meloni Baldino, ha fatto. Adesso torniamo anche alla... Riparto da te, Borgonovo, che quando parla Grillo non si capisce mai quando c'è sarcasmo, ironia, che è sempre un confine molto labile, oppure la famosa verità. Su alcune cose evidentemente scherzava, cioè evidente dai tono che aveva, non è che stava... Certo. Ha scritto un de profundis del suo movimento, però alcune cose le ha dette. Una bella frecciatina a Conte l'ha tirata, e si conferma, no? Uno che appunto quando parla non si capisce, quindi va benissimo a fare il politico. Ha detto una cosa a proposito di lavoro molto vera, no? Che giustamente ride l'esponente dei 5 Stelle. Certo, ma che rido, perché siete ridicoli, davvero, veramente. Nel commentare Grillo, io ho letto stamattina, ho ascoltato stamattina delle cose esilaranti, per non dire ridicole, però, davvero. Vediamolo. Conte non era in scala. Prima, però, concentriamoci ancora sulle parole di Grillo, perché ogni volta che Grillo parla, in realtà si apre anche un dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle. Io ho peggiorato questo paese, dopo l'ultima intervista con Vespa abbiamo perso le elezioni, quelli che ho mandato a fanculo sono al governo e quindi sono il peggiore. Quasi a dire che il Movimento 5 Stelle, che era nato con degli obiettivi, alla fine però ha prodotto i populisti e i sovranisti al governo. Io sono arrabbiata con Beppe Grillo invece, perché ha chiamato il suo spettacolo Io sono il peggiore, avrebbe dovuto chiamarlo Io sono il migliore, perché così oggi avrebbe raccontato non è culto della personalità, siccome il suo spettacolo, perché allora lui ieri ha fatto una performance, ok, per farsi pubblicità, non ha fatto un'intervista, non prendiamolo sul serio. Beppe Grillo perché ha detto Io sono il peggiore? Perché il titolo del suo spettacolo è Io sono il peggiore. Allora, se lui avesse chiamato il suo spettacolo Io sono il migliore, perché lui nel suo spettacolo racconta un po' tutta la sua vita, allora oggi da Parenzo avremmo letto articoli di giornali su Beppe Grillo che si autoincensa prendendo sul serio tutte le sue parole. Allora, quello che leggo nel day after la performance di Grillo è la parabola un po' della critica e del giornalismo italiano, che ha sempre cercato in 40 anni di carriera, adesso Beppe ha 75 anni, di confinarlo in delle sterili categorie. Non c'è mai riuscito, perché Beppe non si fa confinare nelle sterili categorie, perché non risponde a quei parametri lì. Allora, siccome non ci riesce, che cosa fa? Lo critica, perché è la cosa più facile da fare, ma non capisce quello che Grillo dice e non l'ha mai capito. E il risultato sa qual è? Che dopo 40 anni noi oggi stiamo ancora parlando di Beppe Grillo. Ancora noi parliamo di Beppe Grillo, del suo spettacolo, di quello che ha fatto nella sua vita. Vorremmo parlare di politica, il fatto che
Borgonovo, Grillo parli di politica, obbliga anche a noi a occuparci non soltanto lui del suo spettacolo. Lui ha sempre parlato di politica. Quando, scusi, finisco solo una cosa. Quando lui 25 anni fa parlava di auto a idrogeno, sì, lo prendevano questo... tutti quanti per matto. Ma poi ha fondato Movimento. Invece però è stato precursore di una transizione ecologica. Invece avrebbero dovuto prenderlo sul serio prima. Magari forse il Movimento non sarebbe quindi neanche nato. Quindi anche Conte deve prenderlo sul serio oggi quando dice... Quando parla di temi, quando parla di temi, sì, bisogna prenderlo sul serio. Quando Grillo parla di Conte, va preso sul serio. Quando Grillo va preso sul serio, ma va capito che è chiaramente. Ieri ha parlato anche del senso dell'umorismo. Proprio ha citato la mia Calabria. Ha detto: ci sono delle persone che il senso dell'umorismo non ce l'hanno. Tant'è vero, una volta sono andato in Calabria e ho detto: la Calabria è piena di meridionali. Conte è un bell'uomo, conferma? Lui racconta qui quando hanno incontrato Conte la prima volta, sì. E racconta questo aneddoto, dice è un bell'uomo, parla inglese, è laureato, non si capisce nemmeno bene quanto parla, allora è perfetto per la politica. E questo è un aneddoto di quando l'hanno incontrato, ma poi, penso che Conte si sia fatto ben capire dai cittadini, essendo stato presidente del Consiglio nel periodo più difficile, con due governi diversi, del periodo più difficile della storia del dopoguerra ad oggi, e credo che i cittadini l'abbiano capito benissimo. No, ma guardi, io non penso che il trickster, come l'ha definito Sinibaldi prima, sia più spregevole dell'esperto o del tecnico. Io ho molto più timore degli esperti e dei tecnici, tipo Draghi, che di Grillo. Il problema è che, come dire, la performance di Grillo la riusciamo a capire, è venuto incontro, le assicuro, anche alle nostre ridotte capacità mentali, per cui siamo in grado di interpretarlo. Il problema è che la performance, Bandino, l'avete fatta anche voi e gli italiani l'hanno capita benissimo. E infatti avete perso una tonnellata di voti. Ma voi ci state celebrando il nostro funerale da 15 anni e siamo ancora qui, evidentemente siete voi che non capite. Molto semplice. Il problema è che non la capiscono gli italiani, perché se gli italiani non votano più come prima... Siamo andati al governo in 10 anni. Siete andati al governo una volta... vuol dire che voi non ci avete capito. Un'altra volta, mi scusi, un'altra volta assieme al Partito Democratico. Ma quando mai è successo in Italia una forza politica che diventa forza di governo in meno di 5 anni dalla sua fondazione? Mai è successo, è la prima volta. E ancora siamo qui comunque a dettare l'agenda politica, perché se in Italia si parla di salario minimo legale, lo si deve al Movimento 5 Stelle. Se si parla in un certo modo di ambiente, lo si deve al Movimento 5 Stelle. Se in Italia c'è il PNRR, lo si deve al Movimento 5 Stelle, questo bisogna che ce lo riconosciate. Mi faccia fare qualche apostrofo rosa fra le parole a geografia ogni tanto, no? Allora, io capisco che a lei piace molto Beppe Grillo, piace a tutti noi, ci diverte molto, ha sicuramente avuto grandi spunti interessanti. Purtroppo, quando il vostro movimento, che partiva con ottime premesse, è andato al governo, ha fatto l'esatto contrario di quello che proponeva. Voi siete stati un partito, ad esempio, che ha molto puntato, ad esempio, sul quelli che oggi si chiamano Novax, e poi siete quelli che hanno chiuso in casa le persone. Siete un partito che ha molto puntato sull'aprire la scatola. Guardi che quello che chi ha solleticato i Novax è stata Meloni quando era all'opposizione durante la pandemia. Io sto cercando evidentemente di dare un giudizio anche benevolo, ma al di fuori del culto, della personalità, non riusciamo a farcela. Sto semplicemente dicendo che se avete perso dei voti, nonostante delle battaglie che avevate all'inizio, che erano molto rilevanti e hanno influenzato tutti gli altri, e questo vi va riconosciuto, evidentemente un problema ce l'avete. Cioè, se avete cominciato con Beppe Grillo e avete finito con Giuseppe Conte, secondo me il problema di far ridere gli italiani involontariamente ve lo dovete porre. Almeno Grillo li fa ridere volontariamente. Adesso andiamo in un posto dove si ride davvero, Voglio solo dire una cosa. Dire solo una cosa. Anche assisto quando ci sono questi scontri, non possiamo. Diciamo che Grillo una cosa vera l'ha detta, che quelli che lui manda, non mi ricordo dove li mandava, forse tu lo sai. A Vancouver. A quel paese, dove mandava? Dice, quel quelli paese, mando, sì. Sono al governo. Questo è oggettivo. Che le cose che sono il peggiore, salvo il fatto, facendo la tara del fatto che si sta facendo pubblicità a uno spettacolo, e questo non è che proprio sia bellissimo, adesso perché devi fare pubblicità al tuo spettacolo,
facendo un'intervista, diciamo così, politica, però lo fa e facciamo. Un flash della Baldino, prego. Io vorrei dire che c'è un perché fatto nuovo perché è sempre il paese del benaltrismo ai questo. Tanti anni in cui si parla di regolamentare l'attività circense, che oggi abbiamo, la nostra Costituzione prevede la tutela dell'ambiente e degli animali. È stata una modifica costituzionale votata peraltro trasversalmente da tutte le forze politiche, voluta dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura. Oggi è il caso di porci la domanda che diceva la dottoressa Scuderi. Se effettivamente è compatibile l'attività circense con gli animali, con il benessere e la tutela degli animali. Perché Giovanardi poneva un tema esclusivamente di sicurezza, che è un tema che c'è, perché oltre al leone alla Dispoli c'era l'elefante ad Amantea quest'estate che passeggiava allegramente, andava al supermercato, però c'è anche un tema di tutela del benessere degli animali ed è evidente che le scene che abbiamo visto ieri con un leone addormentato, trainato da 20 uomini, sono scene che sinceramente non vorremmo più vedere. Allora,